Il Salone Nautico di Genova festeggia la sua 60esima edizione con un primato. È il primo importante evento fieristico dopo il lockdown. Nella rassegna che vedremo capiremo quali sono le tendenze del design e del mercato. Cominciamo dai grandi yacht. Anteprima mondiale al Salone Nautico di Genova per Oasis 40 metri di Benetti, un super yacht di grande successo considerato il numero di esemplari venduti ancor prima della sua presentazione. Le linee esterne sono state progettate dallo studio inglese RVD, che ha realizzato ponti dalle forme molto armoniche. Le finestrature sono state evidenziate con contorni che le trasformano in elementi architettonici. I raffinati ambienti interni sono stati invece disegnati dallo studio newyorkese Bonetti Kozerski, che ha saputo creare un'atmosfera rilassante con arredi molto eleganti ma anche ariosi, leggeri, da vacanza sul mare. L'armatore ha a disposizione non una semplice cabina, ma un appartamento. Lo spazio è uno degli aspetti che identifica il lusso e su un'imbarcazione ogni centimetro ha ancora più valore. Qui anche le zone di transito sono enormi. Oasis può attraversare gli oceani e ospita 10 persone in 5 cabine. I membri di equipaggio sono 9. Chi ha disegnato questa plancia aveva chiaro in mente cosa vuole un comandante: osservare il mare. Azimut Magellano 25 metri è una delle grandi imbarcazioni esposte al Salone Nautico di Genova. È nata dalla collaborazione tra il cantiere e l'architetto e artista Vincenzo De Cotis. Negli interni scopriamo i colori del Mediterraneo, il senso tattile dei materiali. L'impronta dell'artista si coglie in questo decor, tanto inusuale quanto affascinante. Ogni elemento è stato disegnato da De Cotis esclusivamente per questo yacht. Un artista è capace di trasformare la comune vetroresina in un'opera d'arte. Le cabine sono 4 per 8 posti letto. La cabina armatoriale è flottante, sospesa su supporti che annullano le vibrazioni e quindi il rumore. Utilizza lo stesso sistema di purificazione dell'aria impiegato dalla NASA sulle navicelle spaziali. Le linee esterne sono del designer Ken Freibock, che è riuscito nella difficile impresa di amalgamare forme classiche e sportive. Arte e tecnologia. La maggior parte delle sovrastrutture è realizzata con il carbonio per abbassare il baricentro e poi l'impianto di batterie al litio che alimenta tutto l'hotel di bordo, tutte le utenze, durante la notte per una sosta in rada silenziosissima. Le alette che aprono l'hardtop hanno i pannelli fotovoltaici. Con la massima motorizzazione, due motori MAN da 1550 cavalli, raggiunge una velocità massima di 25 nodi. Da prestige il nuovo X70, che rappresenta una vera novità nel modo di concepire e disegnare lo yacht per il costruttore francese. I passaggi laterali sono sul ponte superiore, così nel salone c'è più larghezza. Inoltre si ha il vantaggio di unire direttamente il flying bridge con la prua, favorendo la fruibilità degli spazi aperti. Negli interni un salone completamente vetrato e la timoneria rialzata per un miglior controllo e un maggior volume sotto coperta, dove sono previste da 3 a 4 cabine. L'armatoriale è una vera e propria suite a tutto vaglio, con cabina armadio e bagno. La massima motorizzazione è di 2 unità da 1000 cavalli con propulsione IPS, per una velocità di 20 nodi. Dall'Inghilterra una delle novità del 2020, il Sunseeker Manhattan 68. Sempre più comfort, sempre più lusso, questi i temi che hanno ispirato il design e il decor di questo yacht.
Sul ponte principale un salone che dedica molto spazio all'accoglienza degli ospiti, per condividere lo yacht, che non è solo una residenza privata. C'è un divano di fronte al mobile con il televisore e da seduti lo sguardo oltrepassa gli arredi e lo scafo sino all'acqua. Ma attenzione, perché l'armatore ha diritto alla sua privacy e così l'accesso alla sua cabina avviene attraverso una scala separata da quella degli ospiti, cui sono riservate 3 cabine. Le aree esterne sono polifunzionali ovunque, a prua, sul fly, nel pozzetto e a poppa. Questa non è una poppa qualsiasi, è allestita per divertirsi in acqua. Qua potete sistemare le maschere, qui le bombole, così vi sedete sulla panca e le indossate comodamente. Ma non è finita. Questo è l'hangar per i sea bob. Pensate sia complicato riporli ed estrarli perché sono pesanti? Sbagliato, perché la piattaforma si abbassa e scivolano sulla superficie dell'acqua. Questo yacht di 21 metri con 2 motori MAN da 1200 cavalli ciascuno raggiunge i 32 nodi. BGX 60 di Blue Game indica come si sta evolvendo lo stile degli yacht. Cambia il layout esterno, ma anche quello interno. A poppa troviamo un grande spazio dedicato alla vita sul mare, con la possibilità di attrezzarlo a piacere con arredi amovibili, oppure per trasportare i tender e i toys. Questa zona è all'origine della rivoluzionaria idea di migliorare l'utilizzo del ponte inferiore, solitamente dedicato a cabine chiuse, qui invece aperto sul mare, con questo salotto e accanto la cabina armatoriale. Sul ponte superiore un ambiente con timoneria, salotto e cucina. All'esterno aree per pranzare e prendere il sole, a prua e a poppa. Si possono avere sino a 3 cabine e 3 bagni, più il locale per l'equipaggio. Con 2 motori da 900 cavalli e propulsioni IPS Pod Drive Volvo Penta raggiunge i 30 nodi. Con la serie SX San Lorenzo ha realizzato un concept di straordinaria bellezza e di indiscutibile interesse per la capacità di creare un contatto ravvicinato con il mare anche su yacht di questa grandezza. Questa piattaforma è tipica degli Explorer, le navi che girano attorno il mondo e qui sistemano i loro tender. Ma questa è anche una grandissima beach area con murate abbattibili che diventano palcoscenici sul mare. Gli interni sono di Piero Lissoni, gli esterni dello studio Zuccon International Project. Possono pernottarvi 10 persone in 5 lussuose cabine, ma questo primo esemplare ha solo 3 cabine e quasi di pari livello, perché questo è un modo molto elegante di accogliere i propri ospiti. Il ponte principale è un open space senza confini, con 2 zone di soggiorno indipendenti ma comunicanti. Il terzo ponte è completamente chiuso per essere protetti, ma è anche completamente aperto attraverso il cielino che scorre e i finestroni laterali che si abbassano. La timoneria non invade lo spazio, poltrona traforata e plancia sottilissima. Una scala eterea collega i 3 ponti di questo yacht. Sul ponte inferiore vetrate e specchi portano il mare all'interno. SX 112 misura 34 metri e ha 4 motori da 1000 cavalli con propulsioni Pod Drive IPS. Raggiunge una velocità di 23 nodi. Il cantiere tedesco Fjord è stato il primo ad avere una nuova visione dell'imbarcazione Open, un walkaround dallo stile semplice ma di elevata funzionalità. Sebbene le origini di questo prodotto siano scandinave e oggi il marchio sia tedesco, questi modelli hanno un carattere mediterraneo. L'ultimo nato, il Fjord 41 XL, si distingue per un elevato grado di personalizzazione. Sono tanti i cantieri che affollano questo segmento e per l'armatore nasce l'esigenza di distinguersi con proprie scelte estetiche. Si parte da un ponte completamente sgombro per arrivare con 5 diversi layout ad avere sedute, tavoli, prendisole disposti in vari modi.
Ugualmente negli interni scegliete il numero di posti letto, l'arredamento, gli accessori e componete la barca in tanti diversi modi, con materiali, tessuti, colori vari. È un divertimento configurarla sul sito. Potete scegliere anche la potenza dei motori, fino a 2 da 440 cavalli, con piedi pompieri. Una delle barche stilisticamente più interessanti del salone, Invictus TT460. Il Made in Italy ha conquistato il mondo grazie alla capacità di disegnare prodotti stupendi, e nel settore nautico questo concetto è ancor più valido. Potremmo dire che il successo di questo cantiere si fonda sulla bellezza delle sue imbarcazioni, disegnate da Christian Grande. In realtà però sappiamo che le qualità di uno yacht dipendono anche da come viene costruito, e in questo caso si è rassicurati dalla enorme esperienza del costruttore. Il parabrezza è l'elemento architettonico di maggior spicco e si unisce al T-top, che invece rappresenta uno degli argomenti tecnici più interessanti, essendo interamente di carbonio, così come la struttura che lo sostiene. Molte le varianti estetiche proposte dal cantiere per questo walk around, sia per gli esterni sia per gli interni. Sotto coperta una grande cabina armatoriale, il bagno e poi un altro vano dove ci sono due larghe cuccette che possono diventare un unico letto. Lungo poco più di 14 metri monta due motori da 480 cavalli diesel con propulsione Pop Drive EPS. Debutta al Salone di Genova Rizzardi In 5, un modello sportivo che affianca nella gamma il Rizzardi In 6. È un 16 metri dedicato ad armatori che amano le prestazioni e al tempo stesso richiedono un altissimo livello di personalizzazione che il cantiere è in grado di realizzare con la competenza e l'esperienza di molti anni di attività. È equipaggiato con due motori Manda 800 cavalli abbinati a trasmissioni Top System con eliche di superficie e un sistema di controllo automatico dell'assetto. La velocità massima è intorno ai 45 nodi. Questa prima unità ha tre cabine, più l'alloggio per il marinaio. Sul ponte di coperta un grande open space. Un maxi rib che fa concorrenza agli yacht, con il look, la tecnologia e soluzioni intriganti come le fiancate abbattibili. Si chiama Anvera 42. La beach area è di 13 metri quadrati, non è così ampia nemmeno su certi super yacht. Le linee degli arredi di coperta sono un passo avanti rispetto alle forme più comuni. Questa è la presa che convoglia un flusso d'aria intenso e asciutto in sala motori. È realizzato in fibra di carbonio e questo fa la differenza, è leggero e veloce. Gli bastano due motori da 370 cavalli per arrivare a 46 nodi. Sotto coperta un open space con una cuccetta matrimoniale e il bagno, anche questo di carbonio. Ecco il tipo di barca più ricercato del momento, il Walkaround Open. Questo modello è costruito da un cantiere spagnolo, De Antonio, e si chiama D42 Open. Si differenzia dai concorrenti perché ha i motori fuoribordo nascosti. Perché i fuoribordo? Perché ce n'è una vasta scelta di marche e di potenze. Necessitano di una ridotta manutenzione, si sollevano dall'acqua a ormeggio e si sostituiscono facilmente. Ma perché nasconderli? Perché così sopra ci si stende al sole e attorno c'è una plancia bagno libera dall'ingombro dei motori. Sotto coperta una cabina matrimoniale, il bagno e un locale fatto apposta per rilassarsi. Elaborate linee d'acqua con triplo step gli conferiscono un assetto ottimale e prestazioni molto interessanti. È una delle barche più ammirate per le sue forme, per il suo colore. Appartiene a una serie di tre modelli realizzati dal cantiere Solaris Power, tutti da 48 piedi. Oltre a questo Open ci sono le versioni Fly e Lobster. Hanno tutte la medesima carena, disegnata da Victory Design. La coperta si affaccia sul mare con le fiancate apribili. Tanto spazio per prendere il sole e per muoversi tutto intorno protetti dalle murate alte. Un concept che piace molto e che merita attenzione.
Sotto coperta ha vari layout con una cabina e una dinette, oppure con due cabine, sempre con un bagno e un locale che può essere cabina marinaio o cambusa. È motorizzata da Volvo Penta con due diesel da 480 cavalli e Pod Drive IPS. Ha un ottimo comportamento sull'onda grazie a una particolare carena con dritto affilato e tunnel in chiglia. Sea-Infinity T5 è la nuova versione di un modello già proposto lo scorso anno, il T4, ma questo ha una cabina in più. È una barca molto divertente da guidare perché ha una V profonda che vi regala forti emozioni in virata e nel passaggio veloce sulle onde. È spinta da due motori da 650 cavalli Caterpillar. L'azienda è americana, ma il blocco motore è italiano, prodotto da Fiat Powertrain Industrial. L'impianto di propulsione è di un'altra azienda italiana, la Top System. Si tratta di propulsioni di superficie con alto rendimento, riconoscibili da un miglio di distanza per l'alta scia sull'acqua. Un sistema evoluto controlla l'assetto dello scafo e l'angolo di spinta delle propulsioni in modo automatico. È italiano anche il cantiere e pure il progettista Gianluca Caputi. Insomma, 100% made in Italy. Questo è Seawalker 43 di Fiat Mare. Profilo sportivo, parabrezza inclinato, ne definiscono lo stile e ne annunciano le prestazioni. È lungo quasi 14 metri e largo 4 metri. Il cantiere non pone limiti alla possibilità di personalizzare questo modello con la modularità degli arredi di coperta, proposti in 5 diverse configurazioni. È una barca solare, mediterranea, ricca di prendisole e divani, e anzi, alcune sedute si trasformano in un ulteriore prendisole. La piattaforma poppiera è immergibile. Sotto coperta un open space molto spazioso, arredato con divano, mobile contenitore e poi letto matrimoniale nel vertice di prua, accanto un vanity. Verso poppa una cabina di sorprendente altezza considerata la sua posizione, a due cuccetti. Spinta da due motori da 440 cavalli diesel tocca i 38 nodi. Evo R6 è la versione aperta del precedente modello con la tuga. È stato disegnato da Valerio Rivellini ed è costruito da Evo Yachts. È un grande walkaround con la prua verticale di gran moda, come il suo pozzetto che, grazie alle fiancate apribili, si allarga da 5,31 m a 7,31 m, incrementando del 40% la sua superficie. È fatto per essere condiviso con tanti ospiti in una giornata di navigazione. A prua il prendisole è molto lungo e il ponte è così esteso che vi hanno trovato posto anche due divani, uno fronte mare e l'altro opposto. Sotto coperta due o tre cabine, oltre al locale per il marinaio. È spinto da due motori da 725 cavalli. Il Pirelli P42 ci mostra come anche sui maxi rib sia in voga il walkaround. Il T-top ne caratterizza la linea. Ha ovviamente tanto spazio per prendere il sole ed è attrezzato con una cucina in coperta. Sulle mastre ci si può sedere e quindi è in grado di ospitare tutte le 18 persone permesse dal certificato di omologazione. Si potrebbe pensare che i tubolari e i passaggi tolgano volume alla cabina, ma l'open space è molto ampio e confortevole. Lo abbiamo già provato e ancora una volta siamo rimasti impressionati dal lavoro svolto dal progettista di questa carena, lo studio svedese Mannerfell, vincitore di 16 titoli mondiali nelle competizioni offshore. Viene costruito nelle versioni entro fuoribordo e fuoribordo. Suzuki presenta i nuovi fuoribordo DF140BG e DF115BG dotati della tecnologia Drive-by-Wire, generalmente presente solo sui modelli di potenza maggiore. Tra i comandi e il motore non c'è un collegamento meccanico ma elettrico per dosare il gas con precisione e inserire le marce dolcemente. L'unità termica ha 4 cilindri da 2045 cm3, ha 16 valvole e doppio albero a camme in testa e un rapporto di compressione ora più alto, 10,6 a 1,
per migliorare l'efficienza della combustione e quindi incrementare le prestazioni di accelerazione e velocità, ma anche per ridurre i consumi. Un nuovo sistema di aspirazione dell'aria elimina la condensa e abbatte il rumore. Il volano fornisce più corrente per la ricarica delle batterie. Restano invariate le altre qualità, come il sistema di riduzione dei consumi e delle emissioni Lean Barn e l'albero di trasmissione disassato. Da Suzuki un'idea semplice e geniale: pulire l'acqua mentre navighiamo, inserendo un filtro nel motore mentre il fuoribordo è in funzione, filtra l'acqua e raccoglie le microplastiche. Questo impianto sarà disponibile già dal 2021 come optional, ma ci auguriamo che possa diventare standard su tutti i motori. In questa rassegna abbiamo visto come i grandi yacht cerchino un maggiore contatto con il mare, con beach aree dove rilassarsi a pochi centimetri dall'acqua o appoggiare tender and toys per divertirsi sempre sull'acqua. Analogamente, le barche di media grandezza aprono le loro murate sul mare e offrono passaggi laterali per andare da prua a poppa in modo molto sicuro. Insomma, il mood è sempre lo stesso: godersi il più possibile la vita all'aria aperta.